Simone Sbrogna, ancora una vittoria, vediamo due medaglie al collo, due importanti successi arrivati uno dietro l'altro. Parliamo di l'ultimo che hai conquistato, tra l'altro tra mille difficoltà anche a causa dell'infortunio. Com'è andato? Sì, questo infortunio al ginocchio non mi ha permesso di raggiungere, diciamo, i risultati che speravo. Infatti ho fatto un terzo posto nel circuito italiano a Genova. Speravo naturalmente in un primo posto, solo che non sono riuscito a conquistare la medaglia. Ecco, quanto è importante e anche soddisfacente dal tuo punto di vista cominciare ad affermarti nel mondo Philcam. Insomma, tutta la società ha fatto un bel percorso in questi anni a livello di Xen, adesso si sta cercando di alzare il livello. Che cosa anche è cambiato nelle gare? È importantissimo soprattutto perché la Philcam è l'ente più importante a livello internazionale. Queste gare ci permettono anche di conquistare punti per qualificarci successivamente a delle gare non nazionali ma internazionali, cosa a cui io potrei partecipare, ma per un problema al ginocchio forse rimanderò. Ecco, quali sono allora le prossime sfide? Tenuto conto anche dell'infortunio, ma soprattutto come fai, insomma, a gareggiare nonostante l'infortunio serio al ginocchio? Diciamo che l'infortunio in questo caso passa in seconda fascia perché è importante adesso raggiungere dei risultati ancora più importanti e poi puntare anche alle gare internazionali. Prossimi appuntamenti? La finale di Roma a maggio. Per chiudere, sabato scorso è ritornato Nello sul tatami. Siete amici e avete condiviso tanto insieme in questi anni. L'emozione che avete provato nel rivederlo insieme a voi, dovrà ancora lottare molto per la riabilitazione, però oggi a rivederlo sul tatami è stata tanta roba. È stata veramente un'emozione che non si può spiegare, soprattutto perché vederlo dopo quasi, anzi più di un anno, con il judo oggi, con la cintura su questo tappeto, veramente è stata una cosa importante anche per noi. Il judo viene promosso alle ragazze con un progetto ad hoc. Tu, se dovessi descrivere questa disciplina o comunque invitare le ragazze a farlo, che cosa diresti? Perché dovrebbero provare? È uno sport stupendo anche che permette alle ragazze di confrontarsi con molte più persone e poi aiuta anche nella difesa personale.